raccogliere le tante sfumature del patrimonio culturale umbro, comunicarle attraverso i canali mediatici e trasversali del calcio professionistico e allo stesso tempo contribuire alla formazione dei giovani atleti. Questa è sempre stata la doppia finalità di Cultura in Gol Kickoff, il progetto di Group Tevere Servizi che in 3 anni è riuscito a coinvolgere circa 450 atleti del settore giovanile della C Perugia Calcio. La conclusione dell'edizione 2018 del progetto si è concretizzata ad Amelia, dove i ragazzi della formazione Under 16 Serie A e B hanno incontrato gli ospiti della comunità Incontro Onlus di Molino Silla. Duplice l'obiettivo degli organizzatori. Da un lato valorizzare il lavoro di chi costantemente, quotidianamente si occupa di recuperare, reintegrare nella società persone che hanno vissuto nell'ambito delle dipendenze e quindi che stanno affrontando un percorso di recupero e di reintegro all'interno della società, e dall'altro contribuire con questo ultimo step al percorso che abbiamo perseguito in questa terza edizione di Cultura in Gol Kickoff, formativo rispetto alle coscienze dei giovani calciatori coinvolti. Calciatori sì, ma prima di tutto uomini che vanno incontro alla vita, una magnifica avventura che può mettere davanti al loro cammino anche alcuni ostacoli. Le dipendenze da alcol, droghe o gioco d'azzardo, per esempio, che possono far cadere chiunque, ma l'importante è sapersi rialzare, e in questo lo sport può essere determinante. Determinante per distogliere la mente dai ragazzi a quelli che possono essere i pericoli della vita, e poi una volta che purtroppo cadi in certi pericoli, lo sport diventa determinante per poterne uscire. Lo sport è socialità, confronto, educazione alle regole. Da qui l'idea di disputare un incontro di calcio dopo aver visitato la struttura. I ragazzi del Perugia sono giovani, giocano, lottano, fanno dei sacrifici per poi raggiungere dei traguardi sportivi. I nostri ragazzi giocano e lottano tutti insieme per risolvere poi la partita più importante, che è la partita della propria vita, riappropriarsi della propria vita. La comunità Incontro crede fermamente nell'attività sportiva come momento di crescita personale, tanto che i ragazzi hanno appunto 2 o 3 pomeriggi a settimana in cui si possono sperimentare nello sport. Noi ci auguriamo che la giornata di oggi crei una finestra, uno spunto di riflessione per tutti, ragazzi e operatori.